Daily Basket con coach Recalcati, un'analisi sul gara 3 tra Siena e Milano e anche sull'intera serie. È stata una partita dove Siena per la prima volta aveva tutto da perdere, perché giocava in casa, perché era 0-2 e quindi poteva essere presa dal nervosismo. Invece ha giocato con grande energia, la pressione l'ha caricata, è partita molto bene, ha giocato con grande energia. Il Banchi è stato molto bravo a partire in assenza di Kangor, a partire con 4 esterni, ha variato molte difese, ha giocato difesa zona 2-3, 1-3-1 e difesa individuale. Milano ci ha capito poco in questo e poi hanno sempre attaccato, costantemente hanno attaccato con la grande energia di Dani Racket, con Moss. Nel secondo tempo sono stati 10 minuti fantastici da parte di Bobby Brown, che ha rotto la difesa di Milano in due. Milano ha cercato di reagire, lo ha fatto in alcuni momenti, è andata sotto 15 punti, è tornata però al massimo a 8 punti e poi dopo Siena era capace di ripartire. Tante palle perse da parte di Milano, difficoltà di Milano nel contenere uno contro uno di Siena. Da ex coach della nazionale farà sicuramente piacere vedere che giovani ragazzi come Gentile, Melli, lo stesso Hackett riescono ad esprimersi a questi livelli. Come valuta in prospettiva l'esperienza azzurra quest'estate in Slovenia? Ma guarda, ci sono dei segnali estremamente positivi. Su Daniel sono particolarmente contento. Io ho cominciato a chiamarlo in nazionale che aveva 19 anni, andavo a prenderlo negli Stati Uniti, parlavo col suo allenatore per convincerlo a lasciarlo venire in nazionale e sono veramente contento che lui riesca a esprimersi a questi livelli, perché se lo merita tutto. Per quanto riguarda la nazionale, probabilmente non ci sarà Gallinari, questo è un grosso problema, perché è veramente il collante per tutta la squadra. Però con la crescita di Daniel, con la crescita di Gentile, anche con quello che ha fatto Melli, ma anche giocatori come Polonara, sicuramente potrà fare bene. Non è capitata la nazionale in un girone facile, nel girone più difficile che potesse capitare in questi campionati europei, però è anche vero che la nazionale italiana ha dimostrato che soprattutto quando è in difficoltà fa le cose migliori.